Ciao a tutti e namaste. Eccoci alla fine di questa scalata al settimo chakra. Ci portiamo seduti sui talloni, se questa posizione è scomoda possiamo sederci a gambe incrociate oppure mettere uno spessore tra le ginocchia o sotto le tibie. Concentriamo il nostro respiro alla sommità della nostra testa. Osserviamo dove si trova il settimo chakra. E proviamo a percepirlo proprio alla sommità del capo. E quando ci sentiamo pronti, ci portiamo in quadrupedia. Se vogliamo, possiamo tenere gli occhi chiusi e lasciare l'attenzione alla sommità del capo, oppure possiamo aprirli. In quadrupedia, con le ginocchia sotto le anche e le mani sotto le spalle, iniziamo a mobilizzare la colonna come facciamo di solito, partendo dal bacino, aprendolo verso l'alto, aprendo bene le spalle, guardando il soffitto ed espirando, portando la coda tra le gambe, facendo la gobba e guardando l'ombelico. Ripetiamo questo movimento in modo lento e fluido il più possibile, in modo da iniziare a scaldare le nostre vertebre, le nostre spalle, i nostri fianchi. Giriamo le dita dei piedi, portiamo il bacino verso l'alto e ci portiamo a cana faccia in giù, dove mentre inspiro piegherò le ginocchia, espiro le stendo. Sollevo lo sguardo e porto il piede destro tra le mani, appoggio il ginocchio sinistro. Stendo il collo del piede e inspirando sollevo il busto, sollevo le braccia, abbasso le spalle, separo bene le dita delle mani, faccio salire il pube e il cuore verso il soffitto, mentre il bacino scivola verso il basso. Il prossimo espiro, premendo forte sotto il piede destro, provo a stendere la gamba e portare le mani ai lati della gamba destra. Se questa posizione mi è faticosa, posso utilizzare dei supporti sotto le mani oppure appoggiare entrambe le mani sopra la coscia destra. Riporto il ginocchio sulla caviglia, appoggio le mani a terra e porto di nuovo tutte e due le gambe in panca. Espiro Chaturanga, inspiro, apro il petto e fuori l'aria, cane a faccia in giù. Inspirando, piede sinistro tra le mani, sollevo il busto, sollevo le braccia e resto qua in Anjaneyasana. Salgo col pube e col cuore verso l'alto, mentre il bacino scende verso il basso. Cerco di non fare andare indietro l'anca destra. Espirando, premendo forte sotto il piede sinistro, riporto le mani ai lati della gamba sinistra. Di nuovo, come prima, se ho bisogno uso dei supporti, altrimenti posso portare le mani sopra la coscia sinistra. Torno a portare in un inspiro il ginocchio sinistro sopra la caviglia. Entrambe le gambe dietro, panca, inspiro, espiro, chaturanga. Dentro l'aria, urdhva mukha svanasana, cane a faccia in su, ed espiro, cane a faccia in giù. Qui guardo tra le mani, passeggio, un passettino alla volta, porto i piedi tra le mani, posso anche tenere le ginocchia piegate. Inspiro, guardo avanti, ardha uttanasana, espiro, mi chiudo. E inspirando, portando le ginocchia morbide una vertebra sopra l'altra, salgo e mi porto in Tadasana. Premo forte sotto i piedi, salgo con la spinta verso l'alto, il pube sale verso il mento, i fianchi si allungano, le spalle scivolano in basso, i palmi sono aperti e guardano avanti, le dita delle mani sono ben distese.
La nuca e la sommità del capo continuano a salire verso l'alto e qui ascolto il mio corpo, ascolto in prima i miei piedi. E poi porto l'attenzione alle gambe, che sono bene attive. Faccio salire il pube verso il mento, allungo bene i fianchi. Le spalle abbassate, la nuca allungata. E di nuovo immagino una luce alla sommità del mio capo. Quando mi ritengo pronta o pronto, se avevo gli occhi chiusi li posso tornare ad aprire. Sciolgo la posizione e mi porto in equilibrio sulla gamba sinistra. Afferro il collo del piede destro. Continuo a salire col busto verso l'alto. Stacco il tallone dal gluteo. Alzo le spalle. Natarajasana. Mentre inspiro, riporto il ginocchio sotto, appoggio il piede e mi porto in Natarajasana dall'altra parte. Espirando, riabbasso entrambi i piedi a terra. Inspiro, unisco i palmi delle mani sopra la testa e li guardo. Perno alle anche e porto le mani al pavimento. Inspirando, guardo avanti. Ed espirando, mi chiudo. Entrambi le gambe dietro panca, fuori l'aria chaturanga. Inspiro Urdhva Mukha Svanasana ed espiro Adho Mukha Svanasana. Da qui appoggio le ginocchia a terra, lascio le dita dei piedi girate. Porto le mani ai lati delle ginocchia e voglio portare la sommità del capo, laddove c'era la luce, a terra. Afferro i miei talloni e posso allontanare il bacino dai talloni più che mi riesce. Più la sommità del capo è vicina alle ginocchia, più il mio bacino è in alto, più questa asana sarà intensa. Sollevo le spalle verso l'alto. Espiro, riappoggio i glutei, sciolgo la posizione e mi riporto in cane a faccia in giù. Il prossimo inspiro, porto la gamba destra tra le mani, appoggio il ginocchio sinistro, apro il braccio destro e voglio andare ad afferrare il piede sinistro dietro. Cerco di abbassare il bacino più che riesco, di far salire il cuore verso l'alto. Espirando, riporto le mani ai lati del piede destro. Di nuovo panca, se non me la sento di fare il vinyasa ritorno in cane a faccia in giù senza problemi e aspetto. E adesso porto il piede sinistro tra le mani, apro il braccio sinistro, afferro il piede destro e di nuovo faccio salire il cuore verso l'alto, allontano le spalle dalle orecchie. Il prossimo espiro, sciolgo la posizione, guardo avanti, raccolgo i piedi tra le mani e mi siedo in Navasana, mezza Navasana. Se conosco questa asana posso stendere le gambe e fare Navasana completa. Ricordo di far salire il cuore verso l'alto. Appoggio i piedi a terra ed espirando srotolo la colonna al pavimento. Da qui con le braccia lungo i fianchi, con le mani che sfiorano i talloni, espiro e porto l'ombelico attaccato alla colonna ed inspirando salgo col bacino più che mi riesce. E resto qui e ogni volta che inspiro il petto sale verso il mento e il bacino continua
a spingere verso l'alto, i miei piedi sono ben radicati a terra anche dall'alluce. Espiro, sciolgo la posizione, afferro le ginocchia, le abbraccio. E quando mi sento pronto, porto le braccia sulla linea delle spalle, a terra. A cavallo la gamba sinistra sulla gamba destra, porto le gambe a destra e lo sguardo a sinistra. Cerco di tenere le spalle incollate al pavimento e sento il respiro nel mio fianco sinistro. Inspirando riemergo, sciolgo la posizione, cambio gamba e questa volta porterò le gambe a sinistra e lo sguardo a destra. E allora sarà il fianco destro che respira. Riporto le gambe al centro, le abbraccio e se ho bisogno mi copro e poi mi stendo in Shavasana. Questa è l'asana principe di questo chakra, per cui la meditazione la faremo insieme nella pratica. Inizio a rilassare tutto il corpo. Parto dalle dita del piede destro, rilasso tutto il piede destro, lascio andare la madre terra, rilasso la caviglia, il polpaccio destro, rilasso il ginocchio destro, davanti e dietro. Rilasso la coscia destra, il gluteo destro. Rilasso il fianco destro, davanti e dietro. Rilasso l'incavo dell'ascella destra, il braccio, il gomito, l'avambraccio, il polso e il palmo e le dita della mano destra. Rilasso la spalla destra, la parte destra del collo e rilasso la nuca, il cuoio capelluto. Rilasso la fronte, gli occhi. Rilasso le guance, le labbra, le separo i denti e lascio la lingua al palato, rilassando la gola. Rilasso tutto il petto, la spalla sinistra, l'ascella sinistra, il braccio, il gomito, l'avambraccio, il polso, il palmo e le dita della mano sinistra, il dorso della mano sinistra.
Rilasso l'addome, lascio cadere l'ombelico. Rilasso la zona lombare e il gluteo sinistro. La coscia sinistra. Il ginocchio sinistro davanti e dietro. Il polpaccio, la caviglia, e tutto il piede sinistro. Mi abbandono completamente alla madre terra e ora il mio corpo è leggero, ora pesante. È materia. Quando mi sento pronto o pronta, riporto il movimento con gentilezza nel mio corpo, inizio da un respiro profondo, muovo le dita delle mani, le dita dei piedi, polsi, le caviglie, mi stiracchio e abbraccio le mie ginocchia, mi porto poi sul fianco destro e lì ci resto come quando si rimanda la sveglia. E quando ritengo giusto mi porto seduta o seduto. Unisco i palmi delle mani al centro del petto. Ringrazio me stessa o me stesso per questa pratica. Ringrazio il mio corpo e ogni sua cellula. Abbasso la fronte verso le dita delle mani, apro gli occhi, metto a fuoco le dita, porto i pollici alla fronte e namaste. Ciao ragazzi.